dalla Candy Arena di Monza, Saugella Team Monza, il Bisonte Firenze. La ricezione di Ortman, poi Balboni per il pallonetto di Begic, Lippmann va a salvare Arcangeli Attini su Balboni per la pipe di Ortman, il muro, poi la difesa di Lippmann, Sorokaite da ferma, diagonale corta e stretta. Battuto braccio Lippmann, murata! E poi distinto Sorokaite, la manda di là. Melandri addirittura a ricevere, poi Ortolani. Dai che ma con Candy la risposta di Bausch, respinta dal nastro, finisce quel primo set, se lo aggiudica il Bisonte Firenze. Mette la freccia e sorpassa il Bisonte Firenze con Luisa Lippmann. Ricezione di Bausch, qualche problema, deve palleggiare da fondo campo Arcangeli, ma corregge tutto Ortolani. In battuta Melandri, prova a far entrare in partita Palasca, la protagonista della trasferta di Chieri, Balboni in copertura dopo il muro, Melandri in palleggio per Ortolani, murata, non riesce a rincorrere la palla. La ricezione di Ortman, Melandri passa al centro, non al top della forma, è decisamente in forma invece Dalderop, che sta facendo vedere letteralmente i sorci verdi alla difesa monzese. Ortolani in battuta, palla corta ricevuta da Parrocchiale sulla testa di Dijk, ma poi Lippmann dalla seconda linea verso posto 6, finisce qua anche il secondo set. Ricezione di Arcangeli, Balboni per Ortolani, va sul profondo, c'è la deviazione del muro. Ricezione di Parrocchiale, Dijkma per Candy, la difesa di Balboni, Begic in palleggio per Ortman, danza sul nastro e va a segno. La possibilità del pareggio per Ortman, il tuffo di Sorokaite a salvare, poi Dalderop, palla out, ci sarà video check, confermata palla out per Sorokaite, sulla parallela c'è Ortolani, palla vicina a rete, finisce qua, ci sarà però il video check per verificare un'invasione, c'è invasione, incredibile. Poco fa qui va a ricevere Begic, Balboni va per la bosniaca, parallela vincente, si salva il Bisonte, ma c'è un'altra possibilità per Firenze, Balboni, Ortolani, poi Sorokaite da ferma, la manda di là, possibilità per Monza, la fast di Adams, si salva ancora Firenze, difesa incredibile, ancora Adams, ancora Nordman in battuta, va a forzare ancora Parrocchiale sulla testa di Dijk, ma la difesa in parallelo di Ortolani, Begic a tutto braccio, passa contro il muro composto. Dijk in battuta, ricezione di Begic sulla testa di Balboni dalla seconda linea. Ah, Ortman! Dijkma per Lippmann, murata da Devetag, finisce qua il quarto set, sarà tie break. Lippmann tira sulla Claire, Francesca Devetag, la risposta di Begic, una fucilata ancora in diagonale. Dalderop in battuta per il Bisonte. Ace per Dalderop! Quarto match point, Saugella. Eccola qua, Anna Ortman a forzare in battuta, ricezione di Parrocchiale, la palla si impenna fuori 3 metri dai, ma per Dalderop, la difesa di Ortolani. Balboni per Begic a tutto braccio! È finita! Vince Saugella! 3-2! Che partita!
Che spettacolo questo gioco!